Purtroppo quel gol nell'ultimo minuto di recupero del primo tempo, un po' insomma, probabilmente ne abbiamo risentito nel secondo tempo e aver fatto qualche ingenuità di troppo, però comunque insomma, abbiamo giocato una partita secondo me dignitosa. Il risultato, sicuramente il Campobasso ha meritato di vincere la partita, però. Probabilmente oggi abbiamo fatto qualche errore di troppo, però insomma ci sta, siamo una squadra giovane, siamo venuti qui a giocarci la partita a viso aperto, nonostante avessimo comunque 4-5 defezioni importanti. E, insomma, che dire, il risultato ci fa male perché non c'era mai successo quest'anno di perdere in questo modo qua, però i ragazzi devono stare tranquilli, dobbiamo continuare a fare il nostro percorso come abbiamo fatto fino ad oggi, mancano altre 8 partite e di certo non finisce oggi. Sì, abbiamo perso, siamo andati vicino al pareggio con D'Ercole, secondo me ha fatto una grande partita parata loro portiere Raccichini, poi sul ribaltamento di fronte, lì probabilmente se l'avessimo pareggiata avremmo avuto un'iniezione di fiducia forte. Anche perché, ripeto, andare sotto 1-0 l'ultimo minuto del primo tempo un po' ne risenti. E poi sul ribaltamento di fronte prendi il 2-0, lì insomma, fai fatica. Poi terzo e quarto gol per un eccesso di generosità, probabilmente ci siamo sbilanciati un po' troppo proprio per andarla a pareggiare. Abbiamo preso altri 2 gol che appesantiscono, secondo me, esageratamente il risultato, però insomma, facciamo i complimenti al Campobasso che oggi fa il 18° risultato utile consecutivo, quindi complimenti a loro, però voglio fare un plauso anche ai miei ragazzi perché comunque oggi hanno dato tutto e nonostante il risultato hanno fatto secondo me una buona partita, poi gli errori fanno parte del gioco, no?